Ben trovati su Crystal Cross React e benvenuti a una nuova reaction. Questa band negli ultimi periodi è stata per me non tanto una gran sorpresa, perché fino a un po' di tempo fa qualcosa avevo sentito e già mi piaceva quello, ma tramite le reaction ai successivi brani ho davvero potuto apprezzare le qualità dei Ginger, questa band che è esplosa tantissimo con la loro canzone Pishes, ma anche con Teacher Teacher e tante altre cose che sono venute fuori, di cui non mi ricordo il nome francamente, ma è una band che spacca il culo. Ha una sonorità veramente peculiare, organica, vera, sincera. Tatiana, la cantante, è fantastica, è veramente una macchina da guerra. Tutti gli altri musicisti sono bravissimi. Ecco, spesso i brani sono coinvolgenti, freschi, genuini, interessanti e quindi, beh, che dire, bellissima band, giusto? Beh, qualche giorno fa è uscito un nuovo brano che si chiama Someone's Daughter e con questa introduzione che ho fatto capite bene che non vedo l'ora di sentirlo insieme a voi. Vediamo che cosa ci riservano, d'accordo? Quindi andiamo a sentire il brano, ma prima di questo, ragazzi, voglio ricordarvi che la stragrande maggioranza dei miei contenuti è completamente demonetizzato perché è coperto da copyright. Quindi se volete supportare il mio lavoro e avere accesso alle reaction esclusive di anime, serie TV e film, potete supportarmi su Patreon. Trovate il link in descrizione. Al costo di 3 euro mensili e basta, niente di più, potete supportare il mio lavoro, dare una mano ai miei contenuti, avere accesso a contenuti esclusivi e, se vorrete farlo, se ne avete la possibilità, vi ringrazio davvero di cuore perché è veramente un grandissimo aiuto. Detto questo, ragazzi, Ginger, Someone's Daughter. Vediamo di che si tratta. Che figo! Senti che flow! In queste cose non deludono mai. Yes! Sentite quanto è complicata, ma allo stesso tempo resa accessibile dalle linee, questa canzone. Veramente figa sta cosa. Stop!
Questa è una di quelle canzoni in cui forse avrei dovuto sentire un po' meglio il testo, secondo me. Ok, allora, ci sono un po' di cose da dire di questo brano qua, Allora, in perfetto stile Ginger, questo brano non è minimamente comprensibile al 100% dal punto di vista di struttura. Cioè, è assolutamente non pop dal punto di vista della struttura della canzone. È un brano che non sai bene che cosa aspettarti. Io, per esempio, ho passato gran parte della canzone a dire ok, ma quindi quando arriva il pezzo in cui c'è il growl? Perché un po' me l'aspettavo. E infatti a un certo punto è arrivato. Ma è arrivato in un punto che non mi suonava assolutamente. Cioè, che era un qualcosa completamente opposto rispetto a quello che mi aspettavo. La struttura di questo brano a un certo punto non ho rifiutato di seguirla perché sapevo che non sarei riuscito a, diciamo, comprendere al 100% la divisione tra le varie sezioni, ok? È un fluire di cose a cui band come Ginger ci abituano e devo dire che spesso è gradevole sentire che non si ripete tutto con intro, strofa, ritornello, break, solo, magari altro break e poi di nuovo ritornello. Capite che cosa intendo? Ecco, qui no, niente di tutto questo. Poi, le sonorità sono, ancora una volta, molto poco spinte nel senso artefatto del termine. Per carità, il brano suona in maniera veramente incisiva, sia chiaro. Ma i suoni sono molto organici, sono un qualcosa che senti essere suonato dal vero. Poi chi lo sa, nel senso, durante tutte le magie della produzione può essere successo qualunque cosa. Ma la percezione dell'ascoltatore è una batteria, un basso, due chitarre e la voce. Ed è un qualcosa di che spesso non si sente al giorno d'oggi, specie nel metal moderno. Suona tutto piuttosto artefatto. Non che questo sia necessariamente un male nel 100% dei casi. Io, per esempio, adoro anche band alla Falling in Reverse, dove tutto è super, iper post-prodotto. Ma è anche bello sentire ogni tanto cose come queste. Quando però ci sono le palle, come dire. E qui ci sono e come le palle, perché dall'inizio della canzone fino alla fine è stato un continuo fluire di linee melodiche di un certo tipo sulla voce e di un altro tipo, secondo me, su basso, batteria e chitarra. Cioè, una cosa molto tecnica, molto ricercata dal punto di vista armonico e melodico sugli strumenti, mentre la voce ha fatto delle cose per nulla banali, sia chiaro, ma con una linea che secondo me era più accessibile, specie nelle linee pulite. Quindi che cosa succede? Che tu segui la linea, che non è scontata, ma è più comprensibile, un po' più easy all'orecchio, con questo delirio che succede sotto di tecnicismi e di momenti molto serrati, molto ritmici, alternati in maniera sapiente, che ti divertono. Ti fanno passare questi 4 minuti e 16 di canzone in maniera molto piacevole, perché senti un qualcosa che ti prende per mano all'interno di una linea melodica perfettamente riconoscibile, di solito la voce, e sotto senti una chitarra che a volte fa dei virtuosismi, chitarra e basso dico, a volte delle ritmiche molto serrate, a volte delle altre cose, con un sound molto organico che ti sa di genuino, ma comunque molto ben prodotto e quindi incisivo, e ti passa una canzone che ti lascia qualcosa ed è interessante. Ora, a volte la si spinge un po' troppo questa cosa e forse qualcosina c'è in questa canzone che secondo me poteva essere impreziosita un po' di più in certi casi da delle scelte forse un po' meno, diciamo, virtuosistiche. Ma è proprio una cosa che vi dico giusto perché sento che la potrei dire. Però se vogliamo è una sbavatura in una canzone che invece mi è piaciuta molto. Quindi questa era Ginger, Someone's Daughter, riconosci la firma, riconosci la sonorità, molto genuina, molto articolata, per nulla comprensibile a un primo occhio, per nulla pop la struttura della canzone, ma la presenza di linee melodiche vocali più accessibili, con il delirio virtuosistico e anche la ritmica molto serrata di altri strumenti, ti accompagnano in un ascolto che è di un brano che è decisamente piacevole, secondo me. Quindi, questo è quello che penso, ragazzi, ora fatemi sapere però qual è la vostra di opinione.
qui sotto nella sezione commenti voglio sentire che cosa ne pensate, d'accordo? Grazie a tutti per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo, come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche a tutti i miei altri canali, trovate tutti i link qui sotto in descrizione, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto, supportatemi su Patreon se ne avete la possibilità, in tal caso grazie di cuore e noi ci vediamo alla prossima.